Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, che supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Concedi al tuo popolo, Dio misericordioso, di proclamare la potenza del Signore risorto, perché in Lui il sacramento universale di salvezza manifesti al mondo la pienezza della vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. The whole group of believers was united, heart and soul. No one claimed for his own use anything that he had, as everything they owned was held in common. The apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus with great power, and they were all given great respect. None of their members was ever in want, as all those who owned land or houses would sell them and bring the money from them to present it to the apostles. It was then distributed to any members who might be in need. There was a Levite of Cypriot origin called Joseph, whom the apostles surnamed Barnabas, which means son of encouragement. He owned a piece of land, and he sold it and brought the money and presented it to the apostles. Verbum Domini. Deo gratias. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore regna, si riveste di maestà, si riveste il Signore, si cinge di forza. Alleluia, alleluia, alleluia. E
è stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei. Alleluia. Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti, la santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore. Alleluia. Che si è innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: non meravigliarti se ti ho detto, dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né da dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Gli replicò Nicodemo: come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei il maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità, io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Abbiamo ascoltato nel libro degli Atti, con grande forza gli apostoli davano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù. Tutto parte dalla resurrezione di Gesù. Da essa deriva la testimonianza degli apostoli e attraverso questa
vengono generate la fede e la vita nuova dei membri della comunità con il suo schietto stile evangelico. Le letture della messa di oggi fanno emergere bene questi due aspetti inseparabili, la rinascita personale e la vita della comunità. E allora, rivolgendomi a voi, cari fratelli, penso al vostro ministero che svolgete a partire del Giubileo della Misericordia, un ministero che si muove in entrambe queste direzioni, al servizio delle persone perché rinascano dall'alto e al servizio delle comunità perché vivano con gioia e coerenza il comandamento dell'amore. La parola di Dio oggi offre in questo senso due indicazioni che vorrei cogliere per voi, pensando proprio alla vostra missione. Il Vangelo ricorda che chi è chiamato a dare testimonianza della resurrezione di Cristo deve lui stesso in prima persona nascere dall'alto. Altrimenti si finisce per diventare come Nicodemo che, pur essendo maestro in Israele, non capiva le parole di Gesù quando diceva che per vedere il regno di Dio bisogna nascere dall'alto, nascere da acqua e spirito. Nicodemo non capiva la logica di Dio, che è la logica della grazia, della misericordia, per cui chi diventa piccolo è grande, chi diventa ultimo è primo, chi si riconosce malato viene guarito. Questo significa lasciare veramente il primato al Padre, a Gesù e allo Spirito Santo nella nostra vita. Attenzione, non si tratta di diventare preti invasati, quasi che si fosse depositari di un qualche carisma straordinario. No, preti normali, semplici, miti, equilibrati, ma capaci di lasciarsi costantemente rigenerare dallo Spirito, docili alla sua forza, interiormente liberi, anzitutto da se stessi, perché mossi dal vento dello Spirito che soffia dove vuole. La seconda indicazione riguarda il servizio alla comunità. Essere preti capaci di innalzare nel deserto del mondo il segno della salvezza, cioè la croce di Cristo, come fonte di conversione e di rinnovamento per tutta la comunità e per il mondo stesso. In particolare vorrei sottolineare che il Signore morto e risorto è la forza che crea la comunione nella Chiesa e tramite la Chiesa nell'intera umanità. Lo disse Gesù prima della passione: io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Questa forza di comunione si è manifestata fin dall'inizio nella comunità di Gerusalemme, dove, come attesta il libro degli Atti, la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola. Era una comunione che si faceva con divisione concreta dei beni, per cui tutto era fra loro comune e nessuno tra loro era bisognoso. Ma questo stile di vita della comunità era anche contagioso verso l'esterno. La presenza viva del Signore risorto produce una forza di attrazione che attraverso la testimonianza della Chiesa e attraverso le diverse forme di annuncio della buona notizia tende a raggiungere tutti, nessuno escluso.
Voi, cari fratelli, ponete al servizio di questo dinamismo anche il vostro specifico ministero di missionari della misericordia. In effetti, sia la Chiesa sia il mondo di oggi hanno particolarmente bisogno della misericordia, perché l'unità voluta da Dio in Cristo prevalga sull'azione negativa del maligno che approfitta di tanti mezzi attuali, in sé buoni, ma che usati male, invece di unire, dividono. Noi siamo convinti che l'unità è superiore al conflitto, ma sappiamo anche che senza la misericordia questo principio non ha la forza di attuarsi nel concetto della vita e della storia. Cari fratelli, ripartite da questo incontro con la gioia di essere confermati nel ministero della misericordia. Confermati anzitutto nella grata fiducia di essere voi per primi chiamati a rinascere sempre di nuovo dall'alto, dall'amore di Dio, e nello stesso tempo confermati nella missione di offrire a tutti il segno di Gesù innalzato da terra, perché la comunità sia segno e strumento di unità in mezzo al mondo. Sea para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, el Dios del universo, por tu amor, fruto de la obra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Desea para nosotros venir a esta casa. Espíritu, humildad y serenidad, en todo, suscitando la tierra, no se fía que pienso que no hay nada. Thank you.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli. In Lui morto è redenta la nostra morte. In Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Peccata mundi,
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Oh,
Preghiamo. Esaudisce, Signore, le nostre preghiere, la partecipazione al mistero della redenzione, ci dia l'aiuto per la vita presente e ci ottenga la felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.